scegliere. Devono scegliere se curarsi oppure mangiare oppure riscaldarsi, perché con la pensione non puoi nemmeno pagare il super ticket. E siamo arrivati al punto che la sanità privata costa meno della sanità pubblica. Per cui ti dicono, ma vieni alla sanità privata, paghi di meno, non paghi il ticket. Quante volte si va in farmacia, il farmacista dice, guardi che senza la ricetta lei spende di meno. Ma è assurdo tutto questo, è assurdo, e questo va modificato. E quindi noi siamo perché vogliamo cambiare, vogliamo fare un grande, radicale cambiamento dopo che c'è questa delusione completa da parte di tutti gli altri gruppi politici, perché diciamo, abbiamo avuto in passato tanti che oggi ritornano alla ribalta e però ripropongono dopo 25 anni le stesse cose, ci raccontano le stesse favole e noi dobbiamo crederci ancora. Beh, io penso che così come c'è chi lo fa da 25 anni, c'è chi lo fa da 5 anni, dal 2013, così come chi conduce il PD ha azzerato tutta quella che è la componente di sinistra che era dentro questo partito. E quindi siamo noi oggi la sinistra, ma lo siamo e l'abbiamo visto con l'antifascismo che processiamo. Che diciamo che gridiamo ad alta voce mentre altrove ci sono delle derive che fanno oggi preoccupare. Lo diciamo, noi siamo la sinistra, vogliamo ricostruire la sinistra e con la sinistra tutti i diritti negati dei cittadini. Noi vogliamo ricostruire la sinistra e ricostruendo la sinistra ricostruiremo il paese, perché è questo il paese che ha 12 milioni di persone che hanno abbandonato le cure sanitarie, le prestazioni sanitarie per ragioni economiche. E questo ci deve far pensare. Ci sono 18 milioni di cittadini che sono a rischio di povertà e 4 milioni, circa 5 milioni, che sono in uno stato di povertà in cui non possono garantire nemmeno di arrivare alla fine del mese o di poter mangiare. Allora, questa è una situazione che non ci può lasciare assolutamente fuori, non ci può lasciare inermi. Noi ci dobbiamo impegnare e vi assicuro che questa realtà che ho potuto constatare andando fra la gente e vedendo come quelle che sono, sentendo quelle che sono le richieste delle persone, bene, è questo che mi ha spinto adesso a prendere in mano questo nuovo programma politico. Ho, come potete vedere, dei candidati e delle candidate che sono agguerrite per portare avanti quelli che sono i nostri principi e conoscono benissimo il territorio, le esigenze del territorio. E allora noi dobbiamo far sì che anche le colture più tradizionali, mi è venuta in mente quella dell'ape, l'apicoltura, è un qualcosa che in Sicilia, attraverso l'ape nera sicula, che è assolutamente un qualcosa che non c'è in altra parte del mondo, qualcosa che dovrebbe essere di nuovo valorizzato. È come le api che lavorano piano piano nel loro alveare. Beh, noi dobbiamo ricostruire la nostra casa comune. La nostra casa, ognuno di voi deve mettere un mattoncino. Questo mattoncino farà in modo che si senta la partecipazione nella costruzione di